Cari amici, benvenuti nel nuovo corso online dell'Associazione Salve Benessere, Informarsi per Prevenire 4.0, realizzato in collaborazione con CSV Salerno, Centro per i Servizi del Volontariato della provincia di Salerno e la Segreteria Organizzativa Reame. Durante questo corso parleremo di diversi argomenti che riguardano per lo più il concetto di prevenzione. In questa prima lezione del corso parleremo della vista. Nella prima parte vi parlerò un po' dell'anatomia dell'occhio, della vista in generale. Nella seconda parte poi il professor Vincenzo Pagliara, oculista, vi parlerà di quelle che sono le patologie dell'occhio, partendo un po' dall'età, da quelle che sono tutte le fasi dell'età, quindi dal neonato fino alla persona adulta e le patologie più comuni dell'occhio. Entriamo subito nel dettaglio. La vista è deputata come organo all'occhio. Gli occhi si trovano sulla fronte, quindi sul viso, e sono protetti dalle palpebre, rispettivamente dalla palpebra superiore e dalla palpebra inferiore, che sono appunto queste pieghe della pelle che sono ricoperte poi internamente da una mucosa, detta congiuntiva. A che cosa servono le palpebre? Servono a proteggere l'occhio sia dalla luce troppo intensa, ma anche a mantenere quella che è la superficie dell'occhio pulita insieme al liquido lacrimale che viene prodotto dalle ghiandole lacrimali. L'occhio è costituito poi dalle ciglia. Le ciglia sono questi peli sottili al margine delle palpebre che non fanno altro che proteggere l'occhio dal vento, dalle polveri e quindi allontanare la polvere. E poi c'è il sopracciglio. Il sopracciglio serve per difendere l'occhio, ad esempio per impedire al sudore di arrivare negli occhi. Ciascun occhio, quindi ne abbiamo due occhi, è formato da tre membrane, quindi entriamo un po' più nel dettaglio. La membrana più esterna è la sclerotica, poi c'è la membrana coroide e infine la retina. La sclerotica è questa membrana più esterna, più robusta, questa che vedete in grigio, in grigetto bianco. E vedete che nella parte anteriore si trasforma per formare quella che è la cornea, perché così in questa zona, quindi nella zona dell'asse visivo, permette l'ingresso dei raggi luminosi. La seconda delle membrane, la coroide, questa è una membrana di colore più scuro e questa membrana in corrispondenza di quella che è la cornea forma quella che forma l'iride, che è un anello appunto muscolare che poi è caratteristico dei colori degli occhi, quindi diversi colori dell'occhio. Al centro l'iride presenta un foro che è chiamato pupilla. Questa serve proprio ad indirizzare i raggi luminosi dilatandosi e restringendosi in base a quella che è la maggiore o minore intensità della luce che arriva agli occhi. Poi c'è la retina. La retina è la membrana più interna, è molto sottile, trasparente ed è quella che è costituita dai veri e propri cellule deputate poi alla vista, quindi le cosiddette cellule visive, che sono i coni e i bastoncelli. Alla base poi dei coni e dei bastoncelli c'è tutta la parte nervosa che permette, appunto, una volta che è arrivato il segnale luminoso, i coni e i bastoncelli lo rilevano e lo trasmettono in base alla sensibilità ai colori oppure alle luci, alla luce forte o alla luce debole, al sistema nervoso. Ecco, in questa slide possiamo osservare come la luce entra attraverso la cornea e l'iride, poi oltrepassa l'umore acqueo, il cristallino e l'umore vitreo. Tutte queste strutture non formano altro che, come potete osservare, un sistema di lenti che quindi determinano poi la formazione sulla retina, quindi dove sono presenti le cellule visive, dell'immagine dell'oggetto. L'immagine dell'oggetto sulla retina sarà rimpicciolita e capovolta.
E quindi questa immagine viene raccolta dalle cellule visive che la trasformano in impulsi nervosi. Quindi attraverso i neuroni del nervo ottico queste immagini raggiungono, questi segnali delle immagini raggiungono il cervello dove, vengono elaborati i segnali e viene proprio vista l'immagine, quindi si trasforma nell'immagine reale dell'oggetto osservato. Quindi vedete come è complicato il sistema anatomico della vista, ma allo stesso tempo molto semplice. Come abbiamo detto, le immagini vengono trasformate anche in base a dove da dove parte l'immagine, cioè se è un'immagine molto lontana, un'immagine molto vicina, il nostro muscolo girare, quindi il nostro occhio, permetterà al cristallino di variare quella che è la curvatura, facendo in modo che l'immagine cada sempre sulla retina. E questo sistema è chiamato accomodamento dell'occhio. Quindi per osservare l'immagine più nitida possibile l'occhio si modificherà in quella che è la curvatura del cristallino in base alla distanza dell'oggetto. Quindi, come abbiamo potuto osservare, l'occhio in un certo senso funziona in un modo molto simile alla macchina fotografica, quindi l'immagine, come abbiamo detto, quindi la luce viene trasformata poi in segnali, questi segnali vengono elaborati e quindi, diciamo, in un certo senso stampati nel nostro cervello e ci permettono visione. Vi parlerò molto velocemente dei difetti della vista, anche perché poi lo farà successivamente in modo più dettagliato il professore Pagliara, quindi la miopia, l'incapacità di mettere a fuoco oggetti più lontani, e quindi vedete la miopia si corregge con l'uso di lenti divergenti, l'ipermetropia, che è la capacità l'incapacità di mettere a fuoco oggetti più vicini, quindi con una lente convergente. Quindi come potete osservare poi il sistema delle lenti è utile per la risoluzione di questo tipo di problematiche. Poi c'è l'astigmatismo, è dato dalla curvatura normale della cornea o del cristallino, quindi ci fa vedere quella che è quindi avremo una visione più o meno alterata sia degli oggetti vicini che di quelli lontani, quindi questi oggetti sembreranno quasi sfocati e sovrapposti, quindi ci vogliono delle lenti particolari, che siano delle lenti cilindriche o sferiche. Come abbiamo detto, una parte importante della visione è data dall'elaborazione delle immagini, quindi l'occhio cattura le immagini, ma vengono trasformate in impulsi nervosi sulla retina ad opera delle cellule visive che abbiamo visto. Però queste immagini devono essere elaborate dal cervello. Ad esempio in questa immagine alcuni di voi sicuramente vedranno una giovane donna, altri una vecchia signora. Perché? Perché il nostro cervello ha ad elaborare quella che è l'immagine che noi in questo momento andiamo a vedere dell'oggetto, quindi dell'oggetto. Ed inoltre la visione di un oggetto, noi abbiamo detto, abbiamo due occhi, quindi un doppio sistema di raccolta delle immagini. Questo doppio sistema ci permette appunto, viene chiamato visione binoculare, e permette appunto delle immagini che vengono catturate dall'occhio destro di essere elaborate nell'emisfero sinistro del cervello. E le immagini catturate e viceversa, le immagini catturate dall'occhio sinistro di essere elaborate nella parte destra, nella corteccia visiva destra del nostro cervello, quindi vengono elaborate queste immagini e viene prodotta un'unica immagine di rilievo. Quindi questo ci permette poi ovviamente anche, vedete, questa immagine stereoscopica ci permette anche di vedere la tridimensionalità degli oggetti, quindi anche la profondità e quanto spazio occupano. Un semplice esercizio che potete fare anche voi da soli a casa è quello di studiare, comprendere quello che è il vostro campo visivo. Molto semplicemente basta prendere una sedia con una persona dietro di noi, come vedete dall'immagine, e quindi si allargano lentamente le braccia partendo da davanti, fin quando voi a fermarsi non saremo più in grado di vedere, vedete, i due cartellini colorati. Quando non saremo più in grado di vedere questi cartellini, allora siamo arrivati oltre il nostro campo
campo visivo. Un altro esercizio molto semplice è quello dell'occhio dominante, quindi con entrambi gli occhi aperti tendete un braccio, allineate un dito con un oggetto verticale, ad esempio un righello. Poi basta chiudere a turno i due occhi e vedere come si vede meglio quell'oggetto. La percezione delle immagini è qualcosa di molto molto complicato, lo possiamo vedere in questo altro semplice esercizio, nella persistenza delle immagini, un po' il sistema con il quale funzionano i cartoni animati, o almeno funzionavano prima i cartoni animati, quindi possiamo disegnare ad esempio sui due lati del cartoncino parti diverse di una stessa immagine, poi se facciamo roteare velocemente il cartoncino, vedrete l'immagine completa del viso che avete disegnato, dell'oggetto che avete disegnato, perché ogni immagine che percepiamo resta impressa nella retina per un decimo di secondo e se vediamo più immagini in rapida sequenza, nel nostro cervello ogni immagine si sovrapporrà alla precedente, no? Come abbiamo visto precedentemente. E questa persistenza delle immagini produce un'illusione del movimento, ad esempio al cinema o nei cartoni o nel film e così via. Quindi, concludendo, quello che è il sistema della vista, l'anatomia dell'occhio, è qualcosa di veramente complicato, ho cercato di spiegarvelo nel modo più semplice possibile. Nella seconda parte ci saranno poi, ovviamente sarà la parte più interessante probabilmente per voi, dove andrete, a comprendere quali sono le patologie correlate all'occhio e alla vista. Quindi vi lascio subito al professore, Pagliara per la sua, lezione. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di prevenzione delle patologie oculari e dei problemi di vista. Partiremo quindi dall'età pediatrica fino ad arrivare agli anziani. Cominciamo appunto dai bambini, molto importanti per la prevenzione. Tutti i bambini prematuri, sottoposti a ossigenoterapia, devono essere visitati dall'oculista perché potrebbero andare incontro a retinopatia del pretermine. E potrebbe avere anche cataratta congenita o glaucoma. Sono tutte patologie dove bisogna intervenire subito proprio per salvaguardare la vista. Addirittura c'è il retinoblastoma, un tumore dei bambini piccoli che potrebbe essere anche pericoloso per la vita. Quindi il segno è la pupilla biancastra, un po' come per la cataratta. Quindi è fondamentale in questi casi la diagnosi precoce. Successivamente, il problema più frequente che si può avere nel primo anno di vita è la dacriocistite dei neonati. È un problema praticamente che è dovuto all'ostruzione del dotto nasolacrimale, per cui si ha una secrezione mucopurulenta e quindi il bambino ha sempre l'occhietto sporco, per cui va trattata con colliri antibiotici, col massaggino del canalino lacrimale, proprio per evitare poi di doverlo sottoporre ad un intervento chirurgico, perché se non si risolve entro il primo anno di vita si va incontro proprio all'intervento chirurgico. Poi nella fascia di età da 1 a 3 anni è importante fare caso ad alcuni segni o segnali, come per esempio lo strabismo. Lo strabismo è noto a tutti, anche perché è un problema estetico, quindi in questi casi i genitori portano subito il bambino a controllo dall'oculista. Un altro segno è il nistagmo, un movimento involontario degli occhi che potrebbe essere collegato a patologie neurologiche, ma anche anomalie del comportamento come difficoltà a afferrare gli oggetti, a seguire con lo sguardo, cadute involontarie frequenti, possono essere segnali di bisogno di una visita oculistica. Nella fascia di età dai 3 ai 6 anni, tutti i bambini devono sottoporsi a visita oculistica per la prevenzione dell'ambliopia, nota a tutti come occhio pigro. Cos'è? È un deficit visivo di un occhio, in genere non associato a patologie, che quindi comporta una riduzione della vista, mentre l'altro occhio vede bene, per cui il bambino da solo non se ne accorge. Si può scoprire anche facendo un test a casa, magari coprendo alternativamente prima un occhio e poi l'altro. In questo modo, magari se copriamo l'occhio migliore, il bambino ha fastidio, si innervosisce. In questi casi bisogna assolutamente prescrivere gli occhiali giusti e bendare l'occhio migliore, un pochino come avere un braccio più debole. In questo modo, bendando l'occhio migliore, si torna, diciamo, a un giusto equilibrio. Sembra strano, ma già a 10 anni non si può recuperare l'occhio pigro, quindi l'occhio resterebbe deficitario per sempre. Quindi è importantissima
la visita pediatrica in questa fascia d'età. Si cura e si corregge spesso perché dovuta alle cause, in quanto è dovuta all'ipermetropia, alla miopia o all'astigmatismo, di solito elevati. Quindi è importante scoprire questi problemi di vista che poi anche nell'età scolare, in quella fascia diciamo poi dai 6 ai 10 anni, può creare problemi dell'apprendimento. Quindi è importante riconoscerli. La miopia, più o meno tutti sappiamo che è un deficit di vista da lontano, il bambino strizza gli occhi, non riesce a vedere la lavagna, al televisore, quindi si avvicina, tende a crescere con lo sviluppo, quindi va corretta proprio per evitare peggioramenti. L'ipermetropia invece è il contrario, praticamente il bambino ha difficoltà quando si concentra e ha mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione, può apparire giustamente svogliato, ma perché l'ipermetropia è un po' l'opposto della miopia, quindi ha difficoltà nella messa a fuoco da vicino. L'astigmatismo invece crea difficoltà sia da lontano che da vicino per un'anomalia della curvatura della cornea. In tutti questi casi è importantissimo correggere con gli occhiali giusti per preservare appunto la vista, correggere l'occhio pigro e rallentare eventuali peggioramenti. Man mano che cresce il bambino bisogna seguirlo poi da ragazzino nell'età scolare, perché può aumentare diciamo la miopia specialmente fino ai 18 anni, ma non solo, finché si studia anche all'università. Si è visto che la prolungata attività da vicino, poi ormai con computer, DAD e via dicendo, questi peggioramenti sono ancora più accentuati, quindi bisogna stare attenti e correggere con lenti di qualità, perché è importantissima la qualità della lente con un antiriflesso. Oggi esistono delle lenti che filtrano la luce blu che viene emessa dai LED di questi dispositivi digitali, per cui oltre che far vedere meglio i ragazzi, li protegge anche da questi problemi. Quindi è importante rivolgersi a un ottico con lenti garantite e certificate. Dopo i 20 anni si può avere una patologia meno nota che si chiama cheratocono. Cheratocono significa cornea a forma di cono, quindi l'occhio, anziché avere la forma come una calotta sferica, sembra più un pallone da rugby. Quindi questa cornea appuntita crea un astigmatismo irregolare. All'inizio si riesce anche un po' a correggere con gli occhiali, ma poi ci vogliono per forza lenti a contatto semirigide che vengono create come vestito su misura dopo aver fatto la topografia corneale, una specie di mappa della cornea, e in alcuni casi si rende necessario il cross-linking, che è un intervento che serve a bloccare la progressione del cheratocono, che altrimenti potrebbe portare anche al trapianto di cornea. La fascia d'età dai 25 ai 40 anni è sicuramente quella più tranquilla per l'oculista, in quanto si ha una stabilizzazione dei problemi, ed è anche quella più idonea all'intervento laser. Sappiamo che esistono vari tipi di interventi con il laser, PRK, LASIK, femtolaser, però è l'oculista che dovrà valutare quale è più adatto in base anche al difetto di vista, e dovrà anche selezionare i pazienti idonei, perché non tutti possono fare il laser, ma bisogna avere uno spessore corneale sufficiente, una curvatura giusta. Questo si vede con la pachimetria, la topografia corneale. Dopo i 40 anni, ecco un altro step importantissimo. Tutti, ahimè, cominciamo a non vedere più da vicino. Il segnale caratteristico è che allontaniamo il giornale, lo scritto, per cercare di vederlo, perché da vicino ci dà fastidio. Ovviamente la prima cosa è correggere questo problema, che è dovuto effettivamente a un invecchiamento del cristallino che perde la capacità accomodativa per una sclerotizzazione, proprio un invecchiamento dei muscoli della messa a fuoco, e si corregge con occhiali. Anche in questo caso non accontentatevi di quegli occhiali già premontati, che possono andare bene con occhiali di scorta, ma fateli fare sempre su misura, perché spesso c'è differenza fra i due occhi, c'è astigmatismo, bisogna fare lenti con antiriflesso, tutte cose che non hanno gli occhiali premontati, e poi ognuno di noi ha una distanza interpupillare che può oscillare da 50 a 70 mm, quindi è importante la lente fatta su misura. Ma una volta corretta la presbiopia, dopo i 40 anni è come fare il tagliando alle auto. Dobbiamo controllare pressione oculare, fondo oculare ed eventualmente campo visivo. Perché? Perché può insorgere il glaucoma nel 2% della popolazione, detto anche il lato silenzioso della vista, che è una patologia familiare, diffusa e asintomatica. Praticamente si scopre soltanto facendo la visita, vedendo il fondo oculare, che dà una caratteristica escavazione del nervo ottico, misurando la pressione oculare, effettuando il campo visivo, dove si ha un restringimento del campo visivo che all'inizio è lieve e quindi non ci si accorge, ma se va avanti poi si arriva a vedere come attraverso un binocolo, e quindi poi il problema è molto grave. E si cura normalmente con le gocce. Il glaucoma è un'alterazione del nervo ottico dovuta a un aumento della pressione oculare.
Quindi non accontentatevi di un semplice superficiale esame della vista che non serve a niente dopo i 40 anni, ma fate la visita solo ed esclusivamente dal medico chirurgo specialista in oculistica, l'unico che può vedere fondo oculare, pressione oculare, anatomia dell'occhio e via dicendo. Andando avanti con l'età, dopo i 50 già si è abbassata di molto l'età della cataratta, una volta sono gli anziani, ormai già a 50 mi è capitato di operare amici con cataratta, sappiamo che è una opacizzazione del cristallino che perde di trasparenza, per cui sembra di vedere attraverso un vetro appannato, attraverso la nebbia. All'inizio dà anche delle variazioni di rifrazione, cioè cambia la gradazione degli occhiali, per cui bisogna correggerli, perché ovviamente variando l'indice di rifrazione del cristallino variano le diottrie. Quando poi va avanti non bastano più gli occhiali, ma bisogna assolutamente poi intervenire chirurgicamente e si hanno dei risultati brillantissimi sostituendo con la lentina intraoculare il cristallino catarattoso, quindi si riesce poi a vedere perfettamente. Dopo i 60 poi c'è un'altra patologia, purtroppo anche questa in grande aumento, che è la degenerazione maculare senile o legata all'età. È un invecchiamento, un'alterazione della retina, della parte più importante della retina, che è la macula, che possiamo definire un po' come l'occhio dell'occhio, proprio ecco nel momento in cui vi sto guardando adesso, vi guardo con la macula, però vedo anche con la periferia della retina tutto il resto. Se si danneggia questa parte centrale, si vedono come delle macchioline fino a una macchia centrale, quindi si ha grave difficoltà nella lettura. Si può scoprire con un test che si chiama test di Amsler, ma è molto più semplice di quello che sembra, perché in effetti basta prendere anche la settimana enigmistica, vedete quel reticolo delle parole crociate, e le linee non sembreranno più dritte, ma un pochino si interrompono, si spezzano. Ecco, se ci sono questi segnali bisogna correre di corsa all'oculista, perché bisogna subito fare la cura proprio per evitare di arrivare alle iniezioni intravitreali, fino addirittura poi a interventi chirurgici anche molto complessi sulla macula e anche con risultati non sempre brillanti. Dopo poi i 70 anni si seguono tutte queste patologie. Ricordiamo sempre che dall'esame del fondo oculare, l'unico che può fare soltanto il medico oculista, si vedono anche retinopatie come retinopatia ipertensiva, diabetica, appunto abbiamo detto la maculopatia, il glaucoma, quindi sono tutti problemi che si possono diagnosticare e ovviamente, come tutte le cose, se vengono diagnosticati per tempo i risultati sono migliori. Poi ci sono anche patologie non collegate all'età. La congiuntivite, tutti conosciamo la congiuntivite, gli occhi rossi che bruciano, lacrimano, c'è fotofobia, fastidio alla luce, e mettiamo dei colliri. Però ecco, cerchiamo di capire che congiuntivite, sono tanti tipi. C'è la congiuntivite batterica, che di solito è bilaterale, c'è secrezione mucopurulenta e quindi va curata poi con colliri antibiotici che dà ovviamente il medico oculista dopo eventualmente un tampone congiuntivale. C'è la congiuntivite virale, che invece di solito è monolaterale, può dare anche dolore all'occhio, non c'è secrezione, è più aggressiva, più pericolosa e non va mai curata con colliri al cortisone perché possono facilitare il virus, oltre che provocare anche cataratta e glaucoma poi in tutti. Ancora c'è la congiuntivite allergica, dove c'è tipico il prurito ed è bilaterale. E poi c'è la congiuntivite da secchezza oculare, l'occhio secco, che è sempre più diffuso, una volta era soltanto dovuto, frequente nelle donne dopo i 40 anni, ora ormai con computer, aria condizionata e via dicendo, è frequente un po' a tutte le età e si cura con dei sostituti lacrimali, dei colliri che vanno sempre prescritti dal medico oculista dopo aver fatto dei test specifici del film lacrimale e si hanno ottimi risultati. Associata un po' vicino alle congiuntiviti c'è spesso la blefarite, che è un'infiammazione del bordo palpebrale, che può essere catarrale con secrezione mucopurulenta o anche secca come delle squamette come la forfora, e in questi casi pure c'è bisogno della cura adatta e a volte si può associare l'orzaiolo o il calazio. L'orzaiolo somiglia un pochino a un foruncolo delle palpebre, l'occhio si gonfia, fa male e guarisce dopo una settimana o due di cura. Per il calazio a volte c'è bisogno di più tempo, ha un andamento recidivante, capriccioso quasi, che torna spesso, bisogna curarlo bene perché a volte bisogna sennò toglierlo chirurgicamente. Ancora un'altra cosa che spesso, per cui si va spesso dall'oculista, sono i corpi mobili vitreali, quelle fastidiose mosche volanti, quei filamenti che si vedono più frequenti nei mesi caldi, primavera e estate, sulle superfici chiare o con la luce, sono dovuti alla degenerazione del corpo vitreo e anche in questi casi bisogna innanzitutto bere molto perché spesso è collegato alla disidratazione e poi curarla con integratori specifici che darà sempre il medico oculista. Infine
Abbiamo detto che ci sono anche tumori dell'occhio, come il retinoblastoma nel bambino, dove c'è la pupilla biancastra, per cui non c'è quel riflesso rosso che si vede pure nelle foto col flash, in questi casi è pericolosissimo, e il melanoma della coroide negli adulti. In questi casi bisogna fare una diagnosi precoce, perché bisogna salvare non soltanto la vista, ma anche la vita. Quindi, in conclusione, diciamo, le due fasce d'età da tenere presente, dove bisogna fare assolutamente la visita oculistica, sono quella fascia 3-6 anni, più o meno nei bambini, prevenzione dell'occhio pigro, e quella fascia over 40 per gli adulti, per la prevenzione del glaucoma. È ovvio che l'unico professionista che può curare i vostri occhi, può effettuare una diagnosi, prescrivere la terapia più appropriata, è il medico chirurgo specialista in oculistica, e questo basta vederlo, perché vi deve rilasciare una prescrizione con scritto i suoi dati. In questo modo, quindi, adesso sapete un po' tutti questi segnali, potete essere parte attiva per la prevenzione, che può servire a salvare non soltanto la vista, ma a volte anche la vita. Grazie.